Arturo! Arturo, vieni con me che stamattina teniamo lo so che cosa fa. Arturo! Carmela, scusa! Stavo in cucina, Arturo, stavo sistemando la roba. Ma siete un poco. Ma hai capito che la caetta è una Matilde? Come no? Ma sei sicuro? Sono sicuro, Carmela. Tutto? Tutto cosa? Secondo me, non ne capito proprio niente. Carmela, sta zitto, che signorino dorme. Oh, potremmo fare Gesù. Carmela, che vi sta Gesù? Oh, madonna mia. Carmela, tu vieni pure a Maroma. Oh, Giuseppe Sant'Anna. Che sta per tutta Sacra Famiglia. Io a chi sto fuoco? Arturo, mi devi stare a sentire. E mo seguimi, passo. E riesci la donna Edoardo, che mi ha detto una Matilde, che stamattina deve andare a Caffè Gambrinus da notaio, perché ha da parlare di certe cose importanti. Tu lo sai, Arturo, quelli poi sono gente... Arturo, Arturo... Arturo, dove stai? Carmela, oh, Siamo un po', Arturo. E dici? Ma hai capito quello che porta, oh, signorino? Signorina, quello è troppo bello. Tanto male, caffè zuccherato e quattro bucaneva. Hai capito, Arturo? O gambri indollato. Sì, che le buca. Ma che stai dicendo, Arturo? Quattro bucaneva. Senti, bucciacci. Oh, cose pazze. Ma lo fanno normale. A me no. Buongiorno, don Edoardo. Buongiorno. Ah, buongiorno, vi faccio portare colazione come piace a voi. Ho latte, ho caffè, vi faccio pure fiorellino. Fiorellina. Ah, bene, bene. Il latte col gambero dentro, proprio come ha detto Carmela. Speriamo bene. Don Edoardo, ecco a voi. Ah, grazie. Su latte che è buonissimo, non avete idea. È troppo buono, prendete. Arturo, tu una tazza di latte hai fatto. Ma sembra una tazza di latte. Rimane qua. Già. Ecco qua. Ma questo latte fa schifo, ma che ci hai messo? O gambra rindo il latte. Arturo, ma chi ti imbarazzi sti schifi? Carmelo, non ci pensavo. Poi colpe Carmelo. Non ci pensavo, pigliatevo il caffè. Pigliatevo il caffè che me. Per te che è meglio. Pigliatevo il caffè. Un attimo. Pigliatevo il caffè. Un attimo. E che stiamo chiamando caffè? E come vorremmo chiamare? E questo è caffè. E come vorremmo chiamare? Questo è ciofeca. È ciofeca. Bene, perfetto. Arturo, se questo è il caffè che prepara la mattina, io da domani me ne vado proprio al Gambrinus. Al Gambrinus? Non è tua, così mi mortificate, però. Arturo, basta. Ma non mi piace, Cangò. Arturo, lascia stare. Ha tenuto un pila, Cangò. Lascia sto pila, detto basta. Ma non mi piace. A me mi piace e mo tengo. Non siete capaci di farla. I gamberi con il latte, i gamberi con il notaio. Ma com'è possibile? No, ma ti, io ecco, non ho detto così. Io le cose gliele ho detto precise. Non è vero, no? E levo da quello. Ma se sto per insalata non capisce. Io che ci potessi fare? Per insalata a me. E poi per questa cacciottola. Arturo, io scippo tutte capille capo. Quanto ci vuole? Ma come già fa? Ma si mette pure Carmela. Ah no, basta. Non ce la faccio più. Non lo so, non so che fare. Anzi, lo saprei. È sempre la stessa storia. Solo lui capisce. Ma poi quando ci stanno i guai, è donna Matilde che deve pensarci. È donna Matilde che deve sfoderare la sua diplomazia. E quando voto mi attaccano perché io lo difendo. Ma non difendo l'uomo, ma il padre dei miei figli, il giornale, la nostra credibilità. E se non fosse stata perché sta con Nello. E sin da piccola che ho capito quanto era importante l'istruzione, la cultura. Ecco perché dopo la morte di mia madre diventai maestra. I soldi non bastavano. E così feci il concorso come telegrafista. Fui assunta a Roma. A Roma. Ma la mia passione, quella per il giornale, sì, rimaneva sempre la più importante.